Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the Road dalla splendida terrazza di Ortigia. Siamo sul lungomare. Sigla! Allora, dopo la settimana scorsa che vi ho parlato di youtuber italiani, mi dispiace ritornare nell'abitudine, ma per il momento ritorno a parlare di canali YouTube inglesi per un po', poi avremo un argomento del giorno più o meno interessante che riguarda ancora YouTube. Allora, come vi ho detto, voglio tirarmi fuori un pochino di canali di top 10, so che qualcuno si è lamentato anche, dai, sempre canali sui 10 questo, i 10 di quello... E va bene, dai, questa volta cambiamo, non più i 10, facciamo, scusate il pavè, facciamo i 5. Il canale di oggi si chiama Dark Five. Mi piacciono le viuzze di Ortigia, è una cosa che ho sempre amato, anche perché quando ero piccolo venivo in Ortigia e si andava solo in Piazza Duomo. Ortigia è un'isola bellissima e andare a vedere solo Piazza Duomo, ormai ce l'ho sullo stomaco quella piazza, non me ne vogliate. Allora, dicevo, il canale è Dark Five, è un canale molto interessante, da contenuti molto... lasciano molto pensare. E vi leggo la descrizione del canale: sono la lista di 5 stranezze della scienza, della storia, cospirazioni, criptozoologia, UFO, alieni, società segrete, fantasmi e creature misteriose, rivelando spesso le storie nascoste nel buio. È un canale molto interessante, non ha tantissimi video, credo siano una trentina, ma vi consiglio di guardarli perché meritano veramente, sono contenuti fatti molto bene. E vi metterò nel doobly-doo non solo la connessione, il link al canale, ma vi metterò anche il link ad alcuni dei filmati che ho trovato molto interessanti, con dei contenuti che lasciano veramente pensare, con dei contenuti che comunque sono anche piacevoli da seguire. Per esempio, il primo video che vi linko sul doobly-doo sono i 5 suoni più misteriosi mai registrati. Molto interessante questo video anche per alcune cose che risultano misteriose ad oggi. Grazie. Poi abbiamo secondo video che vi metto sul doobly-doo, le 5 società segrete, dovrebbero essere più note, quantomeno più famose. Probabilmente qualcuna l'avete sentita nominare, probabilmente tutte l'avete sentite nominare, ma è bello ogni tanto anche fare un piccolo approfondimento, non sentire «ah sì, se l'ho sentito nominare ma non so cos'è». Un filmato che prende l'argomento sui misteri, che i 5 posti più... dovrebbe essere haunted, quindi infestati da fantasmi, per così dire, negli Stati Uniti. E l'ultimo filmato che vi segnalo, sempre nel doobly-doo, è un filmato molto particolare, perché è un filmato sulla scienza, ed è i 5 esperimenti che avrebbero potuto distruggere interamente la vita sul pianeta Terra. Ora, notate una cosa, perché passiamo subito all'argomento del giorno, che lui è il canale Dark Five, andate a vederlo, iscrivetevi se vi piace, e come vi dicevo, sono contenuti interessanti, e l'argomento del giorno si riallaccia all'argomento YouTube della settimana scorsa. Infatti il punto è questo: molti canali che seguo sono dei canali stranieri che hanno dei contenuti estremamente ben curati, si vede che c'è un certo studio alle spalle, c'è un buon montaggio, sono interessanti, stuzzicano la curiosità. Molti canali italiani che seguo, non tutti i canali che seguo, per carità, sono canali comunque ben curati, ma spesso e volentieri, guardando molti canali americani, canadesi, stranieri in genere, guardando molti canali, guardando molti video, molti vlog sui canali stranieri, dico «ah, sai, è bello, è veramente...» Guardando molti canali italiani dico «beh, sai, è bello, ma...» È quel «ma» il problema.
moltissimi video che abbiamo in Italia, tralasciando certi youtuber che ci abbiamo in Italia, ma li tralascio per un motivo, perché non è che sono c'è una categoria di youtuber in Italia, nonostante tutto seguitissima, che fa dei contenuti che ritengo veramente dal livello culturale zero, e da altri livelli anche zero. Il problema è che questi canali ci sono, per carità, anche tra i canali stranieri. Vi faccio un esempio veloce, non mi ricordo il nome del canale, perché obiettivamente ho visto un paio di filmati. Io, seguendo i canali stranieri, seguo i feed dei canali stranieri, e ogni tanto molti youtuber, da All Time Ten a Matthew Santoro, eccetera, segnalano che è piaciuto un filmato, un vlog. C'è un ragazzo abbastanza simpatico, per carità, che anche lui fa dei vlog sulla macchina, e ogni settimana, ogni due settimane, fa un vlog che è una recensione dei cibi da fast food mentre è a bordo dell'auto. Però ne ho visto un paio di questi vlog, sì, simpatici, ma non fa per me, non mi interessa, non è l'argomento che tratto. Il problema è che nei canali stranieri ci sono anche questi canali, ma ci sono molti canali molto interessanti. Oh, pensate a Tyler Oakley. In Italia molti canali interessanti sono sepolti, sono da cercare veramente con l'umicino, e perché sono sepolti da canali di... Ma voglio fare qualche nome, dai! Un Mille Accendini, che aveva cominciato così bene, che all'inizio avevo anche seguito, c'erano dei trucchi magici, no, le cose simpatiche, che mi spraita davanti a un maledetto esperimento del Mentos con la Coca-Cola. Boh. Milioni di visualizzazioni. Boh. Io sono stupito dall'appiattimento culturale che c'è in Italia. Sono aperto alle collaborazioni, mi auguro che stiate guardando quello che ho messo nel Cosa Guardiamo, ma come ripeto, i canali italiani sono da... le cose interessanti in italiano sono da cercare veramente con l'umicino. Ci sono, per carità, ci sono canali che meritano tantissimo, e adesso io finirò di parlarvi dei canali stranieri tra poco, perché ho ancora qualche contenuto interessante da collegare, e poi vi parlerò un po' dei canali italiani. Ma veramente bisognerebbe, in fondo se ne sono accorti anche i grandi youtuber, bisogna cercare di sollevare un po' la community YouTube Italia, bisogna cercare di sollevare questa community cercando di sviluppare dei contenuti che siano anche di una certa qualità, e la qualità dei contenuti non te la fa solamente il fatto di avere una buona qualità di immagine o un montaggio fatto in maniera bella, pulita, tanti effetti speciali. Il problema è quello che c'è dentro, perché è quello che c'è dentro che manca. E ci sono tanti youtuber che sono videomaker, che fanno cortometraggi, che sono delle cose veramente simpatiche, perché insomma YouTube è nato come... è uno strumento enorme, è nato per pubblicare dei video senza grandi pretese, e sono stati gli youtuber che hanno dato i contenuti più interessanti, sono stati gli utenti che poi hanno apprezzato i contenuti più interessanti. YouTube è uno strumento veramente molto potente, si tratta di capire come utilizzarlo per fare qualcosa di potente. Questo almeno è quello che penso io. Io faccio dei vlog come completamento del mio blog, in cui da 10 anni, da quasi 10 anni, a luglio saranno 10 anni, parlo un po' di quelle che sono le cose che succedono all'interno di questo pianeta, all'interno di questa città, all'interno dell'Italia, e di, non tanto del fatto di cronaca in sé, ma di quello che penso io, di come è andata, come sarebbe potuta andare, eccetera. E quindi il mio vlog, alla fine, lo ammetto, non ha dei contenuti pazzeschi. Cercherò di coinvolgervi in situazioni magari più interessanti, lo riconosco, ma comunque, con poca modestia devo dire, il mio vlog comunque è a un livello un attimo superiore a certa roba che c'è su YouTube, e questo è deprimente, scusatemi. Ragazzi, questo è tutto.
direi che per il momento concludo qui. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, dite che vi è piaciuto, fate pollice in alto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale. Andate a dare anche un'occhiata a Dark 5, perché merita anche il suo canale. E date un'occhiata anche alla mia playlist Cosa Guardiamo. Ci ho messo qualche cosa di interessante che ho visto in questi giorni. E se vi è piaciuto il mio vlog, soprattutto iscrivetevi al mio canale, fatemi sapere, commentate, potete commentare anche con l'hashtag DDVOTR su Twitter e su Memi. E con questo è tutto, io sto rientrando a casa, quindi ciao a tutti e ci vediamo domenica prossima.